E quindi andiamo a vedere subito le formazioni perché Betty Bavagnoli conferma 10 undicesimi rispetto alla sfida vinta per 6-0 contro il Verona. Tra i pali Rosalia Pipitone, difesa 4 formata da Erzen, Suebi, Pettenuzzo e Bartoli, a centrocampo Andressa, Giuliano e Egerberg, in attacco il tridente formato da Bonfantini, Testrup e Tomà. Risponde il Sassuolo di Piovani con Lemei tra i pali, Filangieri, Cutler e Molin in difesa. Centrocampo Lenzini, Enrico Dubkova, Tomaselli e Orsi. In attacco la coppia Sabatino-Ferrato. A disposizione di Betty Bavagnoli c'è Hazard, Ekrot, Bernauer, Kunsolo, Serturini, Cicotti, Greggi, Colucini e Corrado. La panchina invece, per quanto riguarda Piovani, Lauria, Jacques, Jansen, Zazzera, Monterubiano, Pugnali, Labate, Dubkova e Battelani. È davvero tutto pronto per questa giornata che di fatto poi chiude il campionato prima della sosta per le nazionali, un match importante per la squadra giallorossa che vuole, come detto, continuare la rincorsa al secondo posto dopo 3 vittorie consecutive e soprattutto dopo una striscia in generale, considerando anche la Coppa Italia che tornerà mercoledì prossimo nel ritorno della sfida con San Marino. Roma che conferma quindi 10 undicesimi della vittoria contro il Verona, una Roma che deve però fare i conti con una formazione, quella nero-verde, che come detta ha sempre messo in difficoltà le grandi quest'anno. Domenica scorsa si è avuta la riprova, insomma, nella trasferta contro la Fiorentina, una squadra che anche all'andata ha messo in difficoltà, soprattutto nel secondo tempo, la formazione giallorossa. È tutto pronto per il calcio d'inizio, Roma in completo bianco, Roma che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi, partiti proprio in questo momento con il lancio di Manuela Giuliano, subito a cercare Testrup. L'uscita da parte di Lemi, arbitro dell'incontro, il signor Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, assistenti Scifo di Trento e Russo di Torre Annunziata. Prova a gestire il primo pallone il Sassuolo, il rilancio di Lemi, il colpo di testa di Pettenuzzo, quindi Bonfantini per Andressa, grande protagonista Agnese Bonfantini, sabato scorso nel 6-0 della Roma sul Verona. Realizzato la prima tripletta, la calciatrice della Roma, soprattutto ha realizzato anche il centesimo gol della storia giallorossa. Calcio di punizione per la Roma, Roma che vuole partire subito forte, è la squadra che ha segnato di più nei primi 15 minuti. Swaby, il pallone per Andressa, allarga il gioco per Bartoli, in verticale si fa vedere Tomà, Bartoli torna, prova a cercare Testrup, viene fermata però l'attenta difesa nero-verde con Filangieri. Il lancio, l'anticipo di Swaby, interviene però Egerberg, va subito ad innescare la velocità di Tomà, pallone troppo lungo, sarà rimessa a favore del Sassuolo. Lenzini imposta a Enrico, ricomincia da Cutler, difesa 3 oggi per Piovani. Il Sassuolo è reduce da 6 vittorie casalinghe consecutive, in 5 di queste tra l'altro riuscita a mantenere anche la porta inviolata, numeri insomma che testimoniano anche il momento di forma della formazione nero-verde, che è in ritardo di 8 lunghezze rispetto alla Roma. Adesso ci prova subito Sabatino, chiaramente oggi il pericolo numero 1 per la porta giallorossa, seconda nella classifica marcatori con 12 gol. Una carriera che per lei, insomma, parla chiaro, abituata a segnare, a far gol. Lo scorso anno andò tra l'altro in gol proprio contro la Roma nel match d'andata con il Milan. Qui ottimo il movimento di Testrup, si fa vedere Tomà, ecco la servita, è libera Bonfantini, Tomà prova a servirla, viene chiusa però. Pallone che termina in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per la formazione giallorossa. Roma che ha sviluppato bene l'azione sulla sinistra con lo scambio tra Tomà e Testrup, poi Tomà non è riuscita a servire Bonfantini in area di rigore. Terzo minuto di gioco, chiaramente 0-0 tra Sassuolo e Roma. Sul pallone va Manuela Giuliano, in area Swaby, Bartoli, fa vedere anche Andressa, ecco la servita, il velo, il sinistro di Egerberg, si salva la difesa del Sassuolo.
di Erzen. Pallone ancora buono per Testrup, la sponda ad aprire il gioco per Swebi, posizione regolare, il cross sul secondo palo, Bonfantini, la parata, si chiede il gol e c'è il gol della Roma, sempre lei, Agnese Bonfantini, 1-0 per la Roma. È stato un attimo di esitazione da parte della terna arbitrale, vediamo nel replay. Il cross di Swebi, il tocco sotto misura di Bonfantini, Leme che interviene, ma il pallone ha oltrepassato la linea, Roma in vantaggio dunque. Roma che si conferma letale nei primi minuti e per Agnese Bonfantini è il settimo gol in campionato. Momento positivo per l'attaccante giallorossa. Roma dunque subito in vantaggio, grande avvio di partita della squadra di Betty Bavagnoli. Adesso chiaramente bisognerà vedere la reazione, le padrone di casa qui ci provano con Sabatino, interviene però Bartoli che ricomincia da Pipitone. Straordinario momento di forma, come detto, di Agnese Bonfantini, che con il Sassuolo sembra avere un conto aperto. Lo scorso anno proprio lei fu autrice della doppietta decisiva, la vittoria in rimonta della Roma al Tre Fontane, era il 6 gennaio 2019, giornata che apriva il nuovo anno, una doppietta mise alla Roma di ottenere tre punti importanti, una delle storiche rimonte dello scorso anno della Roma. Erzen il lancio a cercare Tomà, mette giù il pallone, prova a liberarsi di Filangieri, anzi di Lenzini, quindi imposta adesso la formazione di Piovani con Lenzini ancora a destra, si fa vedere Tomaselli, ultimo tocco però proprio di Lenzini, sarà rimessa laterale a favore della Roma, indicazioni dalla panchina di Betty Bavagnoli. Lancio di Bartoli a cercare Testrup, chiaramente come detto sarebbe importante oggi conquistare questi tre punti per mettere poi pressione alle due davanti, Milan e Fiorentina. Il match che era in programma oggi alle 12.30 è stato rinviato, come detto sono state sospese tutte le manifestazioni sportive previste oggi nel Lombardia e in Veneto. Il lancio di Bartoli per Bonfantini in anticipo su Lemei, c'è il fallo però secondo il direttore di gara, si riprenderà quindi con un calcio di punizione a favore del Sassuolo, sesto minuto di gioco, Roma avanti 1-0, al terzo il gol di Agnese Bonfantini. Il rilancio di Lemei, il colpo di testa prolungare di Ferrato, la sponda di Sabatino per Tomaselli, quindi Lenzini, la chiusura di Egerberg, brava Lenzini ad evitare l'intervento di Egerberg, poi ultimo tocco di Giuliano, il pallone che finisce in fallo laterale, attenzione però a questa azione, la chiusura da parte di Swebi che mette il pallone in fallo laterale, subito immediata la reazione del Sassuolo, va a caccia del primo successo con una big in questa stagione, l'ha sfiorato più volte, qui viene fermata Dubkova da Elisa Bartoli, si lotta sul pallone, ancora un numero di Elisa Bartoli, poi il rilancio di Tecla Plettenuzzo, una delle ex di questo incontro, 22 presenze per lei lo scorso anno proprio con la maglia nero-verde. Il lancio di Jägerberg, non ci arriva Tomà, mette giù il pallone Bartoli, prova subito a servire ancora Tomà, finisce dalle parti di Cutler, riparte il Sassuolo, ancora un errore però e Bartoli preferisce ricominciare da Pipitone, il lancio a cercare Testrup, testa Filangieri, pallone che termina in fallo laterale proprio dalle parti della panchina di Betty Bavagnoli, vincitrice lo scorso anno della panchina d'oro, panchina d'oro che vinse anche due stagioni fa proprio il tecnico del Sassuolo Piovani, con l'esperienza nel Brescia,
lo scorso anno poi alla guida del Sassuolo, quinto posto lo scorso anno per la formazione emiliana, alle spalle proprio della Roma, distanti 2-3 punti. Calcio di punizione per il Sassuolo, sul pallone andrà Lenzini, Roma che prova a tenere la linea di difesa alta, pallone basso però viene raccolto da Giuliano, si allunga troppo la sfera però, rimedia per un attimo Erzen, poi errato il controllo di Enrico, lotta sul pallone Giuliano, la Roma lo riconquista con Andressa, viene seguita da Tomaselli, poi innesca Testrup, la chiusura da parte di Filangeli, ancora Testrup però, pallone buono, ultimo tocco però proprio di Amalie Testrup, sarà rimessa quindi a favore del Sassuolo. Roma che resta comunque in zona d'attacco. Si fa vedere Ferrato, con questa palla Giuliano, la conclusione violenta da parte di Manuela Giuliano, pallone alto sopra la traversa, ci ha provato Manuela Giuliano, giocata che ha nelle corde questa, ricordiamo diversi gol siglati quest'anno, parte la numero 10 giallorossa, Filangeli esce palla al piede, quindi Lenzini prova a servire Tomaselli, ultimo tocco però di Jägerberg, rimessa ancora a favore del Sassuolo, la sponda tentata da parte di Enrico, Roma che riesce a chiudersi bene in queste prime battute, ottimo pressing da parte della squadra di Betty Bavagnoli, Enrico prolunga, ultimo tocco forse di Andressa, sarà ancora rimessa laterale per il Sassuolo, batte Lenzini, interviene proprio Andressa, servire Tomà, non riesce a controllare il pallone, altro lancio a cercare Sabatino, quindi attenzione però questa percussione centrale da parte di Orsi, la Roma riesce ad uscire, adesso Tomà aspetta l'ausilio delle compagne, prova a fare tutto da sola, viene chiusa ancora però un errore in ripartenza del Sassuolo, apre quindi il gioco Andressa a destra per Erzen, torna da Swebi, undicesimo sul cronometro, Roma 1 Sassuolo 0 qui allo stadio Enzo Ricci, si accentra Bonfantini, perde il pallone, la chiusura da parte di Cutler, quindi la sponda, il lavoro da parte di Daniela Sabatino, 12 gol per lei quest'anno insieme a Ferrato, sono la coppia d'attacco che ha realizzato più gol in questo 2020. Swebi preferisce ricominciare da Pipitone, apertura per Bartoli, subito pressata da Tomaselli, Bartoli subisce forse fallo, l'arbitro lascia proseguire, poi interviene però prontamente Andressa, tanto lavoro anche in fase di interdizione per lei, soprattutto in questa fase, questa parte della stagione, rimessa laterale per il Sassuolo che prova adesso a replicare, Lenzini prova a girarsi, Tomaselli ci riesce, attenzione a Ferrato, c'è spazio per Enrico, la conclusione, la parata di Pipitone è arrivata, la risposta del Sassuolo è stata bravissima però Rosalia Pipitone a mettere il pallone in calcio d'angolo, rivediamo l'azione, Roma che si era fatta sorprendere, questa percussione centrale di Enrico, è stata brava però Pipitone ad evitare il peggio e mettere il pallone in calcio d'angolo. Primo corner anche per il Sassuolo, va a Dubkova, appoggia su Lenzini, ha capito tutto Tomà, primo tocco però è il suo, il Sassuolo resta in zona d'attacco, alle mani ancora Lenzini, si appoggia su Orsi, lo spiovente sul secondo palo, pallone che però termina direttamente sul fondo. Tre vittorie e un pareggio, una sconfitta nel 2020 per la Roma. Numeri importanti, tre vittorie invece e due sconfitte per il Sassuolo, che in casa di fatto ha costruito, sta costruendo questa stagione fin qui più che positiva. La squadra proprio partita per provare a dar fastidio alle quattro big del campionato.
Come ho detto domenica scorsa, della sconfitta di misura sul campo della Fiorentina per 2-1, decisiva la rete al 77esimo di Togersen. Stesso risultato anche in casa della Juventus. Attenzione a Ferrato, prova la chiusura Pettenuzzo. Ferrato ancora in area di rigore, il pallone buono per Rico. La chiusura fondamentale e preziosa da parte di Elisa Bartoli. Seconda occasione da gol per il Sassuolo, che sta reagendo dopo il vantaggio di Agnese Bonfantini. Rivediamo, fondamentale la chiusura di Elisa Bartoli. Insomma, si era fatta superare. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo. Cross basso sul primo palo. Ci arriva Pipitone, pallone che però ancora buono. Attenzione al cross, ancora in area di rigore. Svetta Erzen, forse subisce fallo. E arriva il fischio del direttore di gara. Calcio di punizione per la Roma. Sta rischiando un po' troppo, però, negli ultimi minuti. Concesso forse qualcosa di troppo alla formazione neroverde. Pipitone batte subito per Giuliano. Apertura a sinistra per Bartoli. Deve liberarsi di Tomaselli. È brava Elisa Bartoli. Ricomincia ancora da Giuliano. Le due azzurre convocate per i prossimi impegni della nazionale di Milano. Bertolini, ottimo il lancio di Giuliano per Tomà, va in velocità, si allunga il pallone, ultimo tocco è però di Lenzini, sarà quindi calcio d'angolo per la Roma. Aspettato l'indicazione dell'assistente, il signor Rinaldi di Bassano del Grappa. Secondo corner per la formazione giallorossa. Sul pallone, come sempre, da sinistra andrà Manuela Giuliano. Si fa vedere Bonfantini, il cross sul secondo palo. Può arrivarci Andressa, il tocco, forse con un braccio di Ferrato. Difficile. L'arbitro comunque ha dato l'indicazione del calcio d'angolo. Proviamo a rivedere nel replay. Il tocco di Andressa. Di spalle Ferrato, difficile da valutare. Calcio d'angolo per la Roma. Andressa prova a svettare Sweb, il pallone rimane lì. Azione buona, Bonfantini ancora la respinta. Quindi Bartoli, il sinistro murato. Prima chance per la Roma. Mischia in area di rigore. Prima Sweb, poi ancora Bartoli. Provato a ribadire in rete, si è salvato questa volta il Sassuolo. Egerberg è bravissima ad innescare Testrup, il tiro, la deviazione e il pallone che si stampa sul palo. Roma ad un passo dal 2-0. La deviazione di Cutler aveva messo fuori causa Lemay. Vediamola, il destro dato da Testrup, deviazione di Cutler. Era ormai scavalcata Lemay, pallone si è stampato sul palo. Riparte la Roma con Svuebi. Sale palla al piede, si allarga a destra per Erzen. Si fa vedere anche Egerberg. Preferisce tornare da Svuebi, quindi Pipitone. Aspetta il movimento delle compagne. Lancia a cercare Tomà. Prolunga bene di testa ancora per Testrup. Pallone rimpallo che favorisce proprio Tomà. Larga il gioco per Giuliano. All'altra parte c'è anche Andressa. Si accentra Giuliano. Porta lungo il pallone. L'apertura però tardiva per Andressa. Capisce tutto la difesa del Sassuolo. E quindi Erzen ancora per Andressa. Agisce costantemente da destra. Giuliano, l'apertura a sinistra per Bartoli, la chiusura però da parte di Tomaselli in fallo laterale. Roma resta in attacco, Bartoli subito per Tomà, non riesce ad agganciare il pallone, sarà ancora rimessa laterale. Arrivata subito la risposta della Roma alle due occasioni del Sassuolo, prima con quella mischia in area di rigore e poi con il palo colpito da Testrup. Fallo laterale di Bartoli in area di rigore, mette fuori Dubkova. Pallone che termina quindi ancora in fallo laterale. Roma che prova a stazionare in zona d'attacco. Bartoli in area di rigore, il colpo di testa da parte di Dubkova, quindi Bartoli ancora
Sabatino riesce a tenere il pallone in campo, la scivolata di Bartoli, l'apertura di Giuliano a destra per Erzen, può correre Kaya Erzen, deve inseguire il pallone, attaccata da Molin, Andressa cerca l'1-2 con Egerberg, non si chiude il triangolo e poi Elisa Bartoli lascia scorrere il pallone, ancora in fallo laterale, 19 minuti di gioco, tante emozioni qui, stadio Ricci di Sassuolo, questo posticipo della 16ª giornata del campionato di Serie A femminile. Dopo questa giornata, come detto, il campionato servirà una lunga sosta per consentire le calciatrici di prendere parte agli impegni con le nazionali. L'ultimo appuntamento però prima della sosta sarà mercoledì per entrambe le squadre in Coppa Italia nel ritorno dei quarti di finale. Il Sassuolo è chiamato a ribaltare il 2-1 subito all'andata in casa della Florenzia. La Roma deve invece amministrare il 6-0 ottenuto sul campo del San Marino. Fallo qui di Egerberg su Sabatino. Calcio di punizione quindi per le padrone di casa. Va a battere subito Enrico, c'è però da ripetere il calcio di punizione. Sono diverse le calciatrici sia di Roma che Sassuolo che prenderanno parte agli impegni con le nazionali, abbiamo detto di Bartoli e Giuliano. Qui attenzione al Sassuolo con Dubkova, 1-2 con Sabatino, va a chiudere Bonfantini. Senza fallo, secondo il direttore di gara, sarà rimessa quindi a favore del Sassuolo. Versante sinistro d'attacco della squadra di Piovani. Attenzione a questo spiovente in aria, prova a liberarsi Ferrato, il colpo di testa. Facile però la parata di Pipitone. Sassuolo che lo scorso anno inflisse la prima sconfitta della Roma nella prima gara ufficiale della storia giallorossa del club femminile. Finì 3-2 a favore delle neroverdi, era chiaramente un'altra Roma. Cross di Lenzini, la sponda di Sabatino, intercetta per un attimo Andressa, attenzione ancora a Dubkova, prova a chiamare in avanti anche Tomaselli, riceve palla invece Lenzini, la chiusura attenta di Elisa Bartoli che mette il pallone in fallo laterale. Ancora Lenzini per Tomaselli, cerca lo spazio per crossare, ci arriva Kaya Erzen che prolunga il pallone, favorisce Bonfantini, prova ad andarsene in velocità su Molin, alla meglio questa volta la numero 3 nero verde, quindi Enrico Sabatino prova a farsi vedere, numero 21 Tomaselli, quindi Testrup protegge bene il pallone, si appoggia su Bonfantini, quindi Andressa, ricomincia da Swebi. Prova ad alleggerire la pressione adesso la squadra giallorossa. Giuliano, il tacco intercettato però da Filangeri, combatte Tomà con Filangeri, si risparmiano le due squadre, qui Pettenuzzo riconquista il pallone senza fallo, ha protestato Daniela Sabatino, quindi Bonfantini, il tocco da parte di Molin, la Roma che può guadagnare metri per avanzare. Alzato decisamente il baricentro, la squadra di Piovani alla ricerca appunto del pareggio. Occasioni da una parte e dall'altra dopo questi primi 23 minuti di gioco. Erzen, il lancio a cercare Testrup, guadagna ancora, rimessa laterale. Kaya Erzen, un gol per lei in questa stagione proprio nella sfida d'andata contro il Sassuolo, fu lei ad aprire le marcature prima del raddoppio di Vanessa Bernauer, poi nella ripresa la squadra nero-verde tornò in partita,
prima il gol del 2-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi ci fu anche il rigore fallito da Cambiaghi, neutralizzato da Ceasar. Poi la Roma rischiò moltissimo negli ultimissimi minuti con Dubkova, colpì la traversa. Bonfantini per Giuliano, prova ad andare a sinistra la Roma con Bartoli, chiama palla a Tomà, Bartoli prova ad andare invece da Bonfantini, pallone intercettato da Molin, fraseggio interrotto ancora da Bartoli, sempre presente, viene ostacolata qui da Molin, non c'è fallo secondo il direttore di gara, prova a lasciar correre molto il gioco l'arbitro di Bassano del Grappa. Sarà rimessa laterale quindi per il Sassuolo con Dubkova che prova ad impostare, ricomincia da Filangieri, alza il pressing Giuliano, se la cava in qualche modo Filangieri, ancora Bartoli per Egerberg, centralmente si fa vedere Giuliano a sinistra, ecco la servita in area di rigore, Giuliano il cross sul secondo palo, non ci arriva Testrup e la chiusura da parte di Molin in calcio d'angolo, ottima manovra anche questa. Le ragazze di Betty Bavagnoli, bravissima Egerberg, bravissima anche Giuliano che aveva visto il movimento sul secondo palo di Testrup, mancata la deviazione sotto porta per il 2-0. Sarà comunque calcio d'angolo per la Roma, tra batterlo da destra Andressa, solito mucchio in area di rigore, il cross di Andressa anticipata a Swebi, c'è però un fallo segnalato dal direttore di gara. Forse una spinta, difficile capirlo, che se non abbiamo visto particolari falli in area di rigore. Sarà comunque calcio di punizione per il Sassuolo. Partita vivace, molto avvincente, due squadre che vogliono comunque proporre calcio. La sponda di Ferrato per Lenzini, ottimo il tacco da parte di Enrico, ma c'era il fallo, danni di Enrico secondo il direttore di gara, sarà quindi calcio di punizione per il Sassuolo. Intelligente questa volta il tacco di Enrico, forse il leggero ritardo questa volta a Pettenuzzo, non è riuscita ad anticipare la numero 13 nero-verde. Calcio di punizione quindi per la formazione di casa. 18 punti su 24 disponibili, quelli conquistati in casa dalla formazione emiliana. Ottimo bottino, e tra l'altro il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa tra le mura amiche. Sul pallone Dubkova, il cross facile, la presa da parte di Rosalia Pipitone. È stata comunque brava quando è stata chiamata in causa proprio in occasione della conclusione ravvicinata di Enrico, mettere il pallone in calcio d'angolo. Sale palla al piede Bartoli, va centralmente come sempre da Manuela Giuliano, si libera del pressing di Ferrato, il lancio con il contagiri di Manuela Giuliano per Bonfantini, a spazio Agnese Bonfantini, prova ad andarsene in velocità, viene chiusa da Molin. Si porta il pallone sul fondo però. Quadrata Manuela Giuliano, grande davvero, perfetto questo lancio ad innescare Bonfantini. Due gol per lei in campionato. Prova ad uscire palla al piede il Sassuolo, rimedia comunque Bartoli, sbagliato qui il tacco di Tomà per Andressa. Sabatino prova ad uscire ancora con il fraseggio stretto il Sassuolo, visto un fallo il direttore di gara ai danni di Tomaselli. Richiamo verbale per Manuela Giuliano, partita assolutamente corretta fin qui. Lenzini, lo scambio con Filangieri, prova a pressare Testrup, prolunga di testa Sabatino, non si intende questa volta con Ferrato. Nessun problema quindi per Rosalia Pipitone.
mette subito in moto Kaya Erzen sull'out di destra, avanza la palla al piede, l'aspetta Bonfantini, ecco che riceve il pallone, si accentra Bonfantini, pressata ancora da Molin, ancora Bonfantini per Andressa nel traffico del centrocampo, quindi Giuliano fa avanzare Bartoli, ottima manovra anche questa da parte della Roma, Tomà si alza però questa volta la bandierina dell'assistente, se ne accorge il direttore di gara, sarà quindi ancora calcio di punizione. Sorpresa in fuorigioco Lindsay Tomà, 9 gol per lei finora in campionato, senza dubbio la rivelazione del torneo. Il gol soprattutto nelle ultime trasferte della Roma, ottimo rendimento da parte della numero 19 giallorossa, prolunga ancora di testa Ferrato, attenzione per Sabatino, ottima la lettura difensiva però di Alison Swaby, attaccata ancora da Sabatino, è brava a far sbattere il pallone proprio sul corpo di Daniela Sabatino, conquistare la rimessa dal fondo. Ci avviciniamo alla mezz'ora di questo primo tempo, Sassuolo 0 Roma 1, decide il gol per il momento al terzo di Agnese Bonfantini, quarto gol in due partite per lei, momento straordinario tra l'altro che lei ha delle convocate dall'Under 23 insieme a Serturini, Greggi e Sofia. Come detto invece Giuliano e Bartoli in nazionale maggiore, attesa dal prestigioso torneo Algarve Cup che vedrà l'Italia sfidare proprio le padrone di casa del Portogallo. Qui Testrup prova a sfidare in velocità Cutler, viene chiusa però dalla difesa del Sassuolo, guadagna comunque il fallo laterale, in piedi Piovani. Erzen si fa vedere, Testrup in aria, anticipata da Cutler, quindi ottimo l'anticipo di Swaby. Ancora Roma con Bonfantini, prova ad andarsene nello stretto, qui sicuramente c'è il fallo, falloso l'intervento da parte di Orsi, calcio di punizione per la Roma, posizione interessante per il sinistro di Andressa. Sul pallone Andressa e Giuliano, Andressa che risponderà anche lei alla chiamata del Brasile per le amichevoli contro Olanda, Francia e Canada. Andressa o Giuliano sul pallone, in aria Swaby, Testrup, Bartoli e Bonfantini, vediamo chi sarà ad andare al tiro, va Andressa con il mancino, la parata a terra di Lemay, troppo debole la conclusione che aveva comunque scavalcato la barriera. Riparte il Sassuolo con Filangieri, Dubkova ricomincia da Cutler, il pressing qui tentato da Andressa costringe all'errore però il difensore americano del Sassuolo, rimessa quindi a favore della Roma con Giuliano, subito servita Bartoli, grande numero su Tomaselli, poi trova un varco per Tomà, capisce tutto Lenzini che mette il pallone in calcio d'angolo, grande lavoro sulla corsia sinistra come sempre di Elisa Bartoli, a volte anche il regista aggiunto della squadra, sempre puntuale nelle sovrapposizioni, nel proporsi in fase offensiva. Calcio d'angolo per la Roma, la battuta andrà a Giuliano, si fa vedere Testrup, il cross sul secondo palo, pallone che attraversa però tutta l'area di rigore e termina in fallo laterale. Ottimo approccio come sempre, come detto, della Roma in queste, soprattutto in queste ultimo scorcio di campionato.
Roma che tra l'altro è anche la squadra che ha segnato di più da dicembre. 27 in 8 partite per 19 punti prima di questa gara, meglio soltanto la Juventus che invece ne ha conquistati 22 di punti. Conferma insomma dell'ottimo trend la squadra di Betty Bavagnoli che Milano a parte, disputando comunque un ottimo momento nella stagione. Bartoli proprio nei pressi della panchina occupata da Betty Bavagnoli, il lancio di Bartoli a cercare Testrup, cerca la sponda, interviene poi Lenzini su Toma, Cutler ricomincia ancora da Lemay, ancora Cutler, regista basso della squadra neroverde, prolunga ancora di testa Sabatino, soluzione cercata molto spesso da parte delle calciatrici di Piovani, quella di provare a sfruttare anche l'elevazione di Daniela Sabatino. Fallo laterale per il Sassuolo, siamo sulla corsia destra, sinistra difensiva giallorossa, calcio d'angolo intanto conquistato da Tomaselli, potrà batterlo proprio la stessa Tomaselli. Il cross, attenzione a Sabatino, interviene Erzen per un attimo, quindi la conclusione tentata da Enrico, attenzione però c'è la possibilità di contropiede della Roma con Bonfantini, si fa vedere Giuliano, ecco la servita, il pallone forse leggermente troppo lungo, è fondamentale l'anticipo di Orsi, peccato, poteva essere un contropiede letale questo della Roma, 3 contro 1, è stata bravissima però in scivolata Benedetta Orsi, mettere il pallone in fallo laterale. Bartoli per Tomà, forse cade, e qua attenzione perché c'era anche la segnalazione dell'assistente, da rivedere questo episodio perché Lindsay Tomà ciampato sul piede di Filangeri, a capire poi effettivamente tutto fosse volontario, rivediamo, non è questo però il momento dell'azione, sono state diverse proteste, aspettiamo poi il replay dalla regia per rivedere il tutto. Tomà prova a scambiare con Bartoli, si accentra Bartoli centralmente per Testrup, fa avanzare anche Erzen, dunque a destra il cross tentato da Erzen, ribattuta ancora in fallo laterale. Adesso? Adesso? Regia ci ripropone Carlo. Qui la mancata ripartenza della Roma, arriva però intanto subito un cambio in casa Sassuolo, esce la numero 21 Tomaselli. Al suo posto la numero 6 Jansen. Problema forse di natura fisica per Tomaselli. Subito un cambio quindi per il tecnico Piovani, si riprende con il fallo laterale della Roma, Erzen per Bonfantini. Problema di girarsi, riesce a vincere un rimpallo, ancora Bonfantini, era a caparbia, viene chiusa quindi Erzen, costretta a indietreggiare, quindi Egerberg prova ad uscire dal traffico, ancora Andressa, l'apertura per Bartoli, quindi Giuliano, si fa vedere Tomà. Giuliano va ancora centralmente da Andressa, è brava ad evitare il pressing di Ferrato, sbagliato però il passaggio, rimedia ancora Swebi, Roma continua ad attaccare con Erzen, spazio per Bonfantini, prova a puntare Molin, ricomincia da Egerberg, quindi Erzen, ancora Andrin Egerberg per Bonfantini, pensa al numero, ricomincia invece da Andressa,
Difficile adesso trovare spazi per la Roma, il lancio di Swebi, la chiusura da parte di Filangieri, poi il tacco di Giuliano, lo scambio con Tomà, vista fiammata da parte di Manuela Giuliano, salvata qui la difesa del Sassuolo, ottimo il tacco a liberare Tomà, non è riuscita però a riconsegnare il pallone a Manuela Giuliano. Fallo laterale per la Roma che resta comunque in zona d'attacco. Bartoli per Tomà, spalla alla porta, ricomincia da Andressa, ancora Andressa per Giuliano, pallone invitante, il tocco di Giuliano e il pallone che termina fuori. Che occasione per la Roma, ancora un'invenzione questa volta da parte di Andressa, il pallonetto a scavalcare la difesa, aveva messo Giuliano davanti a Lemay, rivediamo nel replay il tocco, non è riuscita però ad inquadrare il bersaglio, cominciano a essere diverse le occasioni per il raddoppio della Roma. Ottimo primo tempo fin qui, attenzione però al Sassuolo che prova a rispondere con Lenzini, costretta ad inseguirla Tomà, il cross di Lenzini e termina però direttamente sul fondo, sta per scoccare il quarantesimo, 5 minuti più eventuale recupero al termine di questo primo tempo, tempo ben condotto dalla formazione giallorossa che ha avuto diverse chance anche per raddoppiare, l'ultima proprio pochi istanti fa con Manuela Giuliano, non è riuscita a trovare la porta. Rilancio di Pipitone, non ci arriva Andressa, quindi Jensen, pressata da Egerberg, induce all'errore, quindi Erzen prova ad andarsene, ancora Bonfantini sulla destra, inseguita da Molin. Bonfantini centralmente per Andressa, si scambia spesso la posizione a centrocampo con Giuliano Egerberg, adesso è lei il vertice basso del tiro di centrocampo, con Giuliano che si è spostata a sinistra e Egerberg a destra, movimenti chiaramente abbiamo spesso visto soprattutto nelle ultime giornate. Cutler, l'anticipo di Swebi su Sabatino, Egerberg, Giuliano con calma per Tecla Pettenuzzo. Panchina, ricordiamo, a disposizione di Piovani ci sono anche Labate e Pugnali, ex giallorosse, lo scorso anno protagoniste proprio della prima stagione della Roma femminile. 5 gol per Pugnali. 12 presenze invece per Camilla Labate, che tra l'altro è stata protagonista con la primavera di Fabio Melillo nella corsa scudetto poi interrotta in finale dopo i calci di rigore contro l'Inter. Roma che adesso intanto gestisce questo pallone, Swebi ricomincia da Pettenuzzo, serve invece Bartoli, sale il pressing del Sassuolo, ottimo lo scambio tra Giuliano e Tomà, qua c'è il fallo però meritevole forse anche del giallo da parte di Filangieri, il richiamo verbale, ottimo lo scambio tra Tomà e Giuliano, in ritardo la numero 85 del Sassuolo, resta a terra Manuela Giuliano che sta comunque regalando tante perle questo primo tempo insieme ad Andressa, davvero stanno prendendo completo controllo del centrocampo. Giuliano, c'è il movimento di Tomà, prova a servire proprio il movimento di Tomà che cade a terra però. La ripartenza, attenzione al del Sassuolo con Ferrato. Pietro lascia proseguire per la regola del vantaggio. Attenzione a Jensen. Il cross deviato da Bartoli. Facile anche questa volta la parata di Pipitone. Si rialza intanto Ferrato. Roma intanto può riprendere ad impostare con Andressa,
poggia su Pettenuzzo, davanti a lei però passaggio sbagliato a cercare Egerberg, quindi Bartoli senza fronzoli. Conquista il pallone Andressa, Giuliano, si fa vedere Tomà, cerca ancora l'1-2, Tomà preferisce andare questa volta da Bartoli, pressata, raddoppiata Elisa Bartoli, fa tutto da sola, poi viene attaccata falosamente da Lenzini, guadagna il calcio di punizione. Un tempo davvero importante quello di Elisa Bartoli, se n'è andata qui tra due poi in velocità, costretto al fallo la numero 71 Lenzini. Calcio di punizione per la Roma che continua ad attaccare, prova a chiudere questo primo tempo in attacco. Sul pallone Emanuela Giuliano, sulla linea dell'area di rigore invece difesa, la linea di difesa del Sassuolo. Ora con il destro Giuliano, il cross sul secondo palo, ci arriva di testa Cutler, sarà calcio d'angolo per la Roma, l'anticipo di testa di Cutler su Testrup. Tra come sempre Manuela Giuliano, in area Bartoli, Testrup, Swebi, sarebbe importante trovare il secondo gol prima dell'intervallo. Va con il destro Giuliano, il cross, l'uscita non perfetta di Lemei, pallone che torna dalle parti di Giuliano, ancora il cross sul secondo palo, va vuoto Lemei che smanaccia in qualche modo. Quindi Tomà, lo scambio con Andressa, tutta nell'area di rigore del Sassuolo la Roma, il colpo di testa di Bartoli, Testrup cicca il pallone, la Roma però è lì con Egerberg, l'apertura per Giuliano, cerca l'1-2 con Bartoli, viene anticipata Elisa Bartoli, poi in scivolata mette il pallone in fallo laterale, sarà un minuto di recupero, data l'indicazione bordocampo. Un minuto di recupero, considerando chiaramente anche il primo cambio in casa Sassuolo. Qui prova ad andarsene Sabatino, setta a commettere fallo, tecla Pettenuzzo, calcio di punizione per il Sassuolo che proverà a sfruttare quest'occasione per chiudere in attacco il primo tempo. Sul pallone Lenzini, batte subito il Sassuolo, il traversone, l'uscita alta e sicura di Rosalia Pipitone. 45-40, meno di 20 secondi ormai, termine di questo primo tempo che vede la Roma avanti 1-0 grazie al gol al terzo di Agnese Bonfantini, Roma che ha avuto diverse occasioni per trovare anche il raddoppio. Tutto il palo di Testrup, l'occasione di Giuliano, arriva in questo momento il duplice fischio. Si va quindi negli spogliatoi con la Roma avanti per 1-0. È tutto quindi per questi primi 45 minuti. Diamo appuntamento quindi con voi per il secondo tempo di Sassuolo-Roma. 16ª giornata del campionato di Serie A femminile.
Quindi Tomà prova a ripartire, nessun cambio invece in casa Roma. Roma che si schiera con Pipitone tra i pali, Erzen, Swebi, Pettenuzzo e Bartoli in difesa, centrocampo, Egerberg, Giuliano e Andressa, in attacco il tridente Tomà, Testrup e Bonfantini. Inese Bonfantini che ha raggiunto così quota 7 gol in campionato. Adesso attenzione però al Sassuolo con Jensen. Pallone proprio per Pugnali, viene chiusa da Tecla Pettenuzzo in fallo laterale. Sarà quindi un Sassuolo più a trazione anteriore in questo secondo tempo, già un cambio nella prima frazione, era entrata la numero 6 Jensen per Tomaselli. Adesso ci prova Molin, riesce ad anticipare Egerberg, pallone largo, attenzione per Dubkova, prova a puntare Erzen in area di rigore, attenzione a Dubkova, il sinistro tentato da Enrico, pallone che però è terminato sul fondo. Buon avvio da parte delle padrone di casa, che vogliono chiaramente tornare in partita. È uscita la numero 20 Orsi al posto di Luisa Pugnali, due reti per lei finora in questa stagione. Lo scorso anno, come detto, 5 gol in 20 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia giallorossa. C'è un fallo a favore della Roma, calcio di punizione per la formazione giallorossa. Bonfantini prova a puntare Molin, se ne va molto bene ancora con un dribbling, ancora Bonfantini costringe al fallo Molin e ci sarà quindi calcio di punizione per la Roma. È stato davvero di grazia per Agnese Bonfantini, qui batte subito Andressa per Giuliano, attenzione a Giuliano, la conclusione deviata da Dubkova, sarà quindi calcio d'angolo per la Roma, il primo in questo secondo tempo. Ha iniziato a riscaldarsi anche Anna Maria Serturini, la carta che potrebbe giocarsi Betty Bavagnoli nel corso di questo secondo tempo. Andressa sul pallone, in aria c'è Swebi, Bartoli e Testrup, il cross di Andressa sul primo palo, il colpo di testa di Finangeri, pallone che termina sul fondo, ma il direttore di gara ha visto un fallo e quindi si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Sassuolo. Tante anche novità tattiche nel corso del primo tempo in casa Roma, abbiamo visto spesso, attenzione, il pressing qui, ma è falloso da parte di Testrup. Dicevamo tante novità tattiche, soprattutto a centrocampo, provate dalla Roma con lo scambio spesso di posizione tra centrocampisti, Egerberg, Andressa e Giuliano. Proprio da loro sono arrivate diverse azioni pericolose. Qui Andressa ancora a cercare Bonfantini, il pallone buono invece per Giuliano che ci arriva sulla sfera. Prova a puntare Molin, cerca un dribbling e questa volta controllo non perfetto. Pallone che gli scivola in fallo laterale, rimessa quindi a favore della formazione nero-verde, con la Roma che resta comunque in zona d'attacco, il pressing questa volta di Bonfantini e si riprenderà quindi con la rimessa dal fondo. Sassuolo che conferma quindi la difesa a 3 in questo secondo tempo, una sorta di 4-3-3 quello disegnato adesso dal tecnico Piovani. Però un altro pallone conquistato dalla Roma con Andressa, si fa vedere Bonfantini, cerca un numero ancora Andressa, ricomincia da Egerberg, 48 sul cronometro, siamo al terzo minuto di questo secondo tempo, Sassuolo 0 Roma 1. Pettenuzzo cercare Testrup, pallone a metrata, Testrup e Egerberg, rimedia Giuliano che allarga il gioco per Bonfantini, non riesce a tenere però il pallone in campo,
azione che sfuma, ma azione che permette comunque alla Roma di rimanere alta in pressione sulle avversarie. Sassuolo-Roma è anche il primo dei posticipi di oggi, ricordiamo Fiorentina-Milan. Milan-Fiorentina rinviata, data da destinarsi dopo la sospensione di tutte le manifestazioni causa coronavirus, decise appunto dal governo nella giornata di ieri, nella serata di ieri. Qui la chiusura da parte di Erzen, pallone ancora però giocato dal Sassuolo con Enrico in verticale per Ferrato, l'uscita di Rosalia Pipitone sicura. Una parata importante nel primo tempo proprio sulla numero 13 Enrico, sempre comunque molto tempestiva anche nelle uscite, giocata no look quasi di Manuela Giuliano per Bonfantini, può andarsene in velocità, è già in area di rigore Agnese Bonfantini, punta Molin, cerca una finta, viene però fermata, poi commette fallo, peccato perché un'altra giocata d'alta scuola da parte di Manuela Giuliano, aveva lanciato verso la porta Agnese Bonfantini, è stata brava questa volta al numero 3 del Sassuolo a non farsi superare. Il lancio di Lemei, pallone raccolto da Andressa, diventa però un assist per Pugnali, l'appoggio su Jensen, attenzione al Sassuolo, la chiusura ancora di Pettenuzzo, vediamo se la Roma riuscirà a sfruttare soprattutto gli spazi che si creeranno in questo secondo tempo. Il pressing di Giuliano, vince il rimpallo questa volta Lenzini che apre per Dubkova, la Roma è un po' scoperta questo fronte del campo, il pressing però immediato da parte di Andressa, ancora Dubkova, ricomincia da Enrico, subito in verticale per Sabatino, si alza la bandierina dell'assistente, è arrivata puntuale l'indicazione con la bandierina alzata. Calcio di punizione per la Roma, si lamenta Daniela Sabatino, forse per il pallone arrivato in leggero ritardo. Bartoli, grande primo tempo per il capitano della Roma, chiede un tocco di un'avversaria, l'arbitro dà invece fallo laterale per il Sassuolo, interviene per un attimo Egerberg, quindi Testrup, favorisce però l'intervento di Enrico, subito in profondità per Pugnali, pallone ancora in fallo laterale, chiaramente deve stare molto attenta anche al potenziale offensivo del Sassuolo, abbiamo detto in casa il secondo miglior attacco del campionato. Vero test oggi per la squadra di Betty Bavagnoli, lo aveva detto anche alla vigilia, per una squadra molto determinata che cambia spesso anche il modo di giocare in base all'avversario. Qui attenzione, rischioso questo fraseggio in area di rigore, Pipitone per Swebin, esce in qualche modo la Roma, sbagliato poi il tocco di Giuliano per Erzen, Sassuolo che guadagna un'altra rimessa laterale, questa volta sul versante sinistro, a battere Molin, spalla alla porta Pugnali, aspetta qualche compagna, c'è il pressing di Manuela Giuliano che prolunga la sfera, non riesce ad arrivare però né Tomà né Testrup, quindi Filangeri in verticale, facile per Pipitone controllare il pallone. Sono disputate ieri gli altri incontri di questa sedicesima giornata, è stata il pareggio per 2-2 tra Inter e Pink Bari, la vittoria invece della Juventus in casa del Verona. Programma della giornata poi si completerà nel pomeriggio con le sfide tra Florenza Eurobica ed Empoli Tavagnacco. Seguiamo però questa azione del Sassuolo con Dubkova, si è allargata a sinistra, prova ad entrare sul destro, il cross mette fuori Jägerberg, ma deve chiaramente mantenere salda la concentrazione per tutti i 90 minuti, sarebbe fondamentale portare a casa questo risultato.
Tressa ricomincia da Pipitone, si rifugia da Zuebi, sbagliato il lancio di Alison Zuebi, lo raccoglie Dubkova, rimedia però in qualche modo Zuebi, quindi il lancio di Andressa, pallone che finisce dalle parti della panchina di Betty Bavagnoli. Deve abbassare troppo il ritmo la Roma perché mette il Sassuolo, squadra abbiamo visto comunque molto temibile in avanti, non deve abbassare la guardia, ma ha pagato spesso questi cali di concentrazione, soprattutto dopo un ottimo primo tempo disputato. Erzen, cercare Testrup, l'anticipo di testa di Molin. Suolo che è passata a 4 in difesa con il trio di centrocampo formato da Enrico Dubkova e Jensen, e ferrato alle spalle di Sabatino e Pugnali. Attenzione proprio a Dubkova, la chiusura di Erzen, quindi Zuebi con calma per Andressa, ancora Zuebi, ricomincia da Pettenuzzo, trova uno spazio per servire Giuliano, subito pressata da Ferrato, non c'è fallo, l'arbitro lascia proseguire il gioco, quindi Egerberg per Tomà, si allunga bene su Filangeri, aveva anticipato l'intervento del difensore del Sassuolo, pallone che però è terminato ancora in fallo laterale. I primi 10 minuti di questo secondo tempo che se ne sono andati, la Roma è ancora avanti 1-0, il gol al terzo minuto del primo tempo di Agnese Bonfantini. Sabatino favorisce l'avanzata di Ferrato, allarga il gioco ancora sulla destra per Jensen, ultimo tocco di Pettenuzzo, deve dare modo anche al Sassuolo di crederci, provare a chiudere tutti gli spazi, poi provare a colpire in contropiede, controllare intanto agevolmente Rosalia Pipitone. Ho detto mercoledì ultimo appuntamento prima della sosta con il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, la Roma è attesa alle 14:30 dalla sfida contro San Marino dopo il 6-1 dell'andata, mentre il Sassuolo riceverà sempre qui all'Enzo Ricci la Florenzia. Sassuolo che deve recuperare, deve ribaltare il 2-1 dell'andata. Qui la sponda di Pugnali, interviene però molto bene Erzen, quindi Giuliano, un po' scoperto il Sassuolo che però si è già riposizionato. L'apertura di Giuliano, pallone, un rimpallo, attenzione l'indecisione, Bonfantini mette dentro ma c'è il fallo. Secondo l'arbitro la spinta di Agnese Bonfantini, da rivedere, sicuramente c'era stata una leggera indecisione tra Cutler e Lemay, anzi tra Molin, resta il dubbio se sia stata, insomma, se ci sia stata la spinta da parte di Agnese Bonfantini che ha determinato poi l'errore del portiere. La Roma riparte a sinistra con Tomà, può sfruttare la sua velocità, supera Filangeri, quindi centralmente per Testrup, pallone messo fuori da Molin, ancora a Roma con Andressa, quindi Egerberg, attaccata da Jansen, Bartoli prova a sfidare in dribbling, poi va da Tomà, la sponda dietro per Andressa, il sinistro centrale da parte di Andressa, la parata da parte di Lemay, Lemay che insieme a Jacques risponderà invece alla chiamata del Belgio. Daniela Sabatino invece insieme a Manuela Giuliano e Lisa Bartoli parteciperanno al Gav Cup, prestigioso torneo che vedrà impegnata la nazionale Milena Bertolini. Attenzione all'accelerazione di Bonfantini, cade a terra, si può proseguire.
stato poi il pressing giuliano, in qualche modo la difesa del Sassuolo di testa Erzen favorisce Pugnali che sfida in velocità Swebi. Arriva in anticipo la giamaicana che però poi sbaglia il retropassaggio, regala di fatto il calcio d'angolo al Sassuolo. Dialogo intanto tra Daniela Sabatino e il direttore di gara, forse protestava per fallo subito. Si riprende comunque con il calcio d'angolo del Sassuolo, a batterlo Dubkova, Camila Dubkova. Attenzione al destro, il cross, il colpo di testa di Swebi, mette fuori Testrup. Tomà prova ad andare in pressione su Molin, se la cava a Molin, il tacco di Dubkova, quindi Enrico. Attenzione perché il Sassuolo comincia a prendere anche un po' di fiducia, il cross, l'uscita sicura ancora di Rosalia Pipitone, immediato poi rilancio subito a cercare Tomà. È in anticipo però Lenzini, riparte da Lemei. Squadra adesso anche un po' lunghe, di testa Andressa, vince il rimpallo poi con un numero, il sombrero su Dubkova, non c'è fallo secondo l'arbitro, è brava ancora Andressa a riconquistare il pallone, un errore ancora in impostazione della Roma, Ferrato, attenzione a Sabatino, la chiusura di Swebi, ancora Andressa che giganteggia a centrocampo. Tomà con il tacco a cercare Egerberg, sbagliato il passaggio, la Roma sta sbagliando troppo soprattutto in ripartenza. Jansen centralmente per Pugnali, quindi Sabatino si appoggia su Enrico, l'apertura per Dubkova, cerca il numero su Erzen, la chiusura di testa di Swebi, manovra avvolgente adesso del Sassuolo con Dubkova che ricomincia da Enrico, interviene per un attimo Erzen, ancora Molin, quindi Dubkova, deve chiuderla Andressa, ancora Dubkova, aspetta l'arrivo di qualche compagna, poi scodella questo pallone in aria, mette fuori Pettenuzzo. Sassuolo che però continua ad attaccare, interviene Bartoli, lo scontro con Jansen alla meglio na numero 6 del Sassuolo e poi arriva questo traversone direttamente sul fondo. Bisogna mantenere la calma, bisogna soprattutto gestire meglio il pallone, la Roma non lo sta facendo come nel primo tempo. Swebi, il lancio per Bonfantini, la sponda questa volta è precisa per Giuliano, il lancio subito per Testrup, prova a superare Cutler, chiude però in fallo laterale, subito Testrup per Bonfantini, è già in area di rigore, cerca il numero, capisce tutto Finangeri, ma ancora Roma con Testrup, deve tornare indietro, ma lì Testrup, la chiusura in scivolata di Finangeri, mette il pallone in fallo laterale, arriva anche il terzo cambio in casa Sassuolo, c'è la numero 13 Enrico, entra la numero 99 Battelani. Cambio anche in casa Roma, c'è la numero 17 Amalie Testrup, al suo posto Anna Maria Serturini, prova a sfruttare anche la freschezza di Serturini, Betty Bavagnoli con lo spostamento centrale di Lindsay Tomà, sta la carta giocata da Betty Bavagnoli, applauso a Testrup. Fallo laterale per la Roma con Erzen, cercare in aria proprio Serturini, colpisce di testa Cutler e mette in fallo laterale. Si avvicina anche Giuliano, il movimento in area di Tomà, non controlla questa volta Bonfantini, sarà rimessa a favore del Sassuolo, 63 sul cronometro, sempre 1-0 per la Roma. Bonfantini conquista un'altra rimessa, Anna Maria Serturini, ha saltato l'impegno di Coppa Italia, tornata
domenica scorsa, poi nel secondo tempo della sfida con il Verona. Viene fermata Thomas. Sarà quindi rimessa questa volta a favore del Sassuolo. Non si è concretizzato l'attacco giallorosso. Serturini che è stata fondamentale soprattutto nella trasferta di Empoli. Suo ingresso in campo poi inciso sul gol del definitivo 2-1 di Lindsay Thomas, che ha regalato tre punti pesanti alla Roma. Erzen Andressa, un po' rischioso questo passaggio in orizzontale, quindi Bartoli si appoggia su Serturini, molto bassa in questa circostanza. Il lancio di Pettenuzzo per Thomas, lascia ribalzare il pallone. Ancora Thomas per Serturini, subito in velocità. Ancora Thomas, prova a puntare Cutler, favorisce Serturini, entra in area di rigore Serturini, il destro e il pallone fuori di un niente. Roma ad un passo ancora dal raddoppio. Grande azione, grande combinazione tra Thomas e Serturini. Rimpallo aveva anche favorito Anna Maria Serturini, che ha provato subito a calciare in porta. Pallone che ha lambito il palo alla sinistra di Lemei. Subito uno spunto per Anna Maria Serturini. Provato subito il gol dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Adesso Giuliano chiama il pressing, le compagne. Vuole un po' scuotere la Roma, non è entrata con lo stesso piglio del primo tempo. Egerberg, lancio no look quasi per Serturini, in anticipo Lenzini, ricomincia da Lemay, il rilancio del portiere belga, quindi Egerberg. Giuliano appoggia su Andressa. Vediamo cosa inventa questa volta con il mancino. Apre il gioco molto bene per Bartoli, resta larga Serturini. Eccola servita, il cross questa volta direttamente sul fondo. Roma che comunque sta crescendo in questi ultimi minuti. Sta provando a chiudere questo match, quantomeno a trovare il secondo gol che darebbe anche più tranquillità. Ma prolunga per Bonfantini, l'uscita di Lemay, è difficile arrivare su questo pallone. Rilancio ancora di Lemay, il colpo di testa di Erzen, mette giù il pallone, lo addomestica Sabatino, allarga per Jensen, quindi Lenzini, Battelani. Non è ancora in campo, attenzione, vince un rimpallo Jensen, attenzione al Sassuolo in area di rigore Jensen, il cross, l'intervento decisivo di Pipitone, che resta a terra. È stata fondamentale Rosalia Pipitone, qui un rimpallo aveva favorito Jensen in area di rigore. È stata bravissima Pipitone ad anticipare Sabatino, forse ha subito poi anche fallo. Vediamo se è necessario anche l'intervento del medico. Si è rialzata Rosalia Pipitone. Nessun problema per lei. Seguiamo però questo calcio d'angolo. Battelani, il cross basso sul primo palo. Ci arriva Cutler, prova ad uscire. Palla al piede Swaby. Quindi si accontenta della rimessa laterale Battelani. Batte subito la rimessa. Sassuolo che resta in attacco, attenzione a questo cross, accenna l'uscita Pipitone, il pallone attraversa tutta l'area, finisce però in calcio d'angolo perché c'è stata una deviazione, la calciatrice giallorossa. Adesso chiaramente Piovani prova a spingere la sua ragazza alla ricerca di questo pareggio. Dall'angolo andrà ancora Battelani. 68 sul cronometro. Parabola probabilmente con il destro a rientrare. Eccola sul primo palo, il colpo di testa in anticipo da parte di Ferrato. Pallone che è terminato fuori. Aveva trovato il tempo giusto per colpire di testa, ma ha sbagliato la mira sul primo palo. Non era facile girare il pallone verso la porta di Rosalia Pipitone. Bene così.
Vediamo, sarebbe fondamentale portare a casa questi tre punti, campo ostico. Bartoli viene chiusa, sarà rimessa per la Roma. Adesso è importante gestire questa fase di gioco. Andressa senza guardare per Serturini. Bene anticipata, riconquista comunque il pallone. In orizzontale per Egerberg, in verticale invece per Giuliano. Non è che però riesce ad essere intercettato da Cutler. Poi il pressing di Manuela Giuliano. Commette fallo. Si alza spesso, a volte anche nel ruolo di trequartista, Manuela Giuliano. L'abbiamo visto oggi in posizione molto più avanzata rispetto al solito, con Andressa che invece si colloca proprio davanti alla difesa. Il lancio di Lemay, prova a svettare Pettenuzzo, ci arriva invece Ferrato, proprio Andressa, Pettenuzzo, cercare Bonfantini, prova ad andarsene, l'ultimo tocco è di Molin. Sostituzioni terminate per tecnico Piovani, per Betty Bavagnoli invece ancora due cambi a disposizione. Continua il movimento in panchina a bordo campo. C'è sia Grigi che Coluccini e Ciccotti. Vedremo poi quali saranno le scelte di Betty Bavagnoli per questo finale di partita molto importante. 70° sul cronometro. Roma avanti 1-0 con Bonfantini. La Roma deve cercare il secondo gol. Pettenuzzo, sbagliato il lancio, Molin ne approfitta, sbagliato anche quello di Molin. C'è spazio adesso per la Roma con Giuliano, aspetta il movimento di Bonfantini, preferisce andare invece da Tomà. Controlla, viene attaccata da Filangeri, se ne va benissimo Tomà, prova ad entrare in aria, eccolo il cross sul secondo palo, non ci arriva Serturini. Il movimento ancora di Tomà, la Roma ancora però continua ad attaccare, il cross di Bartoli e il tiro che sfiora il palo. C'è stata forse deviazione da parte di Cutler, era battuta completamente Lemay. Rivediamo il tiro cross da parte di Bartoli. C'è stato il tocco sì di Cutler che ha messo fuori causa Tomà. Spedito il pallone a fil di palo. Calcio d'angolo comunque per la Roma. Con il sinistro Andressa. In aria Tomà, Swebi, Bartoli. C'è anche Erzen che all'andata ha fatto gol. Il cross di Andressa, l'uscita di Lemay, mette fuori i Pugnali. Pallone raccolto da Pettenuzzo, subito il lancio a cercare Tomà, il colpo di testa di Filangeri. Quindi Tomà prova a lottare con Lenzini, alla meglio la numero 71 del Sassuolo. Quindi Ferrato, la Roma prova a tenere il Sassuolo nella propria metà campo, di testa Egerberg. Quindi Bartoli. Provato a servire Tomà, ancora Bartoli esce benissimo da questa situazione, subisce il fallo e arriva anche il primo giallo della gara con Battelani. Trattenuta la numero 99 su Elisa Bartoli, ineccepibile questa volta la decisione del direttore di gara. Primo tempo, rimane qualche dubbio per tocco con un braccio di Ferrato, tocco ravvicinato di Andressa e poi per quel contrasto tra Tomà e Dubkova. Seguiamo comunque gli sviluppi di questo calcio di punizione con Manuela Giuliano. La finta di Andressa, va Giuliano con il destro, pallone troppo lungo per tutti, pallone che si perde sul fondo. Troppo verso la porta. La traiettoria del cross di Giuliano. Andressa.
quindi Serturini prova ad andare da Bonfantini che viene però anticipata da Molin, quindi Pugnali spalla la porta e appoggiarsi su Battelani, apertura per Jansen, la chiusura ancora di Elisa Bartoli, sta in piedi attenta Betty Bamagnoli a dare le indicazioni per questo finale vero importante. Bonfantini sfida in velocità Molin, si allunga ancora una volta troppo il pallone, però c'è essere anche stanca Agnese Bonfantini, grande primo tempo per lei. Cutler allarga il gioco a destra, attenzione al lancio per Jansen, un'opportunità per il Sassuolo, la chiusura ancora tempestiva di Pettenuzzo. Roma non deve farsi sorprendere, soprattutto in ripartenza dal Sassuolo. Solo scambio, c'è cioè la posizione nettamente irregolare da parte di Jensen, quindi ci sarà calcio di punizione. Quadrata Agnese Bonfantini, settimana speciale per lei. Gol proprio firmato da Agnese Bonfantini, attenzione a Dubkova, questo pallone stava per diventare pericoloso, nessun problema però per Rosalia Pipitone, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di Sassuolo Roma. Roma che poi alla ripresa del campionato sfiderà in casa la Florenzia. Bartoli perché a sinistra per Serturini, cerca il cross, viene chiuso, ostacolato da parte di Lenzini, quindi Andressa prova a riandare da Bonfantini, non preciso questa volta il lancio di Andressa, pallone che termina in fallo laterale, sta per arrivare anche il secondo cambio in casa Roma. Dubkova ricomincia da Cutler, il pressing di Tomanche, quello di Serturini, esce bene questa volta il Sassuolo a destra con Lenzini, quindi Battelani verticale per Sabatino, chiusa che è l'intervento di Andressa, qui troppa fretta da parte della Roma nel gestire il pallone, ne può approfittare il Sassuolo, brava però Pettenuzzo, poi attenzione a Sabatino, però gli porta via il pallone, il lancio per Pugnali, l'uscita di Rosalia Pipitone. La Roma non deve commettere questi errori, non deve dare adito alle ripartenze del Sassuolo che può far male. Leggermente lungo il passaggio di Sabatino, favorito l'uscita da parte di Pipitone. Ora Sassuolo con Battelani, adesso Roma un po' lunga, Sassuolo che prova a sfruttare gli spazi a metà campo, attenzione al cross di Jansen per Sabatino, ci può arrivare ancora una volta Rosalia Pipitone, 77 sul cronometro, sarà il momento di Giada Greggi per questo finale di partita, vuole chiaramente anche più freschezza in mezzo al campo Betty Bamagnoli. Roma che spesso ha pagato dazio negli ultimi minuti del match, attenzione però Giuliano esce bene da questa situazione, allarga a sinistra per Serturini, prova a puntare Lenzini, è più fresca, attenzione il cross per Toma, l'anticipo di Cutler, è più fresca Anna Maria Serturini, può sfruttare la sua velocità. Doppio cambio intanto in casa Roma, esce il numero 22 Bonfantini, tra il numero 20 Giada Greggi, vediamo se andrà a prendere proprio posizione di Bonfantini,
per entrare anche Petronella Ekrot. Un altro gol oggi per Agnese Bonfantini, l'abbraccio con Giada Greggi. Esce anche Kaya Erzen al suo posto, Petronella Ekrot. Esce un po' zoppicando Kaya Erzen. Quarta presenza in campionato per Petronella Ekrot. Si riprenderà con il fallo laterale a favore della Roma, va Bartoli da sinistra, il cross in area di rigore, il tocco di Filangieri, ci sarà calcio d'angolo per la Roma. Iniziato già il conto alla rovescia, la Roma non ha disputato lo stesso primo tempo, però sarebbe importante trovare il secondo gol anche per gestire poi il finale di partita, mettere al sicuro il risultato. Il cross di Giuliano, vediamo Bartoli, l'ultimo tocco è proprio di Elisa Bartoli, si riprenderà quindi con la rimessa dal fondo. Roma che ha avuto un ottimo possesso palla soprattutto nel primo tempo, nella ripresa, con errori di troppo soprattutto in ripartenza, hanno anche limitato le occasioni da gol. Seguiamo però questa azione del Sassuolo con Battelani, allarga a destra per Jensen, non perfetto il controllo, Bartoli spazza in fallo laterale, bisogna stringere i denti adesso. Portare a casa un risultato che sarebbe davvero, davvero fondamentale. Appoggio di Dubkova, Battelani, il cross, non ci arriva Pettenuzzo. Ultimo tocco, forse proprio di Ekrot. Sarà calcio d'angolo per il Sassuolo. Momenti adesso di sofferenza. Forse il tocco di Pettenuzzo. Attenzione alla mischia in aria. Cross di Battelani, colpo di testa di Filangieri, pallone che scivola via in, direttamente sul fondo, è riuscita ad impattare di testa il pallone. Rimessa dal fondo quindi a favore della Roma. Ekrot. Il pallo stava per favorire il Sassuolo, quindi Swebi. Giuliano, prestata da Battelani, il lancio ancora ribattuto, favorisce Ferrato, poi brava però Giuliano con l'ausilio di Andressa che allarga il gioco per Bartoli, fa vedere Greggi, si è andata a posizionare proprio davanti ad Elisa Bartoli, già da Greggi. Sorta di 4-2-3-1 con Giuliano alle spalle di Tomai, Sertunini che si è spostata a destra, non riesce a proteggere il pallone Tomai, sarà rimessa quindi per il Sassuolo, colpo di testa di Andressa, Grigi, ancora pallone in fallo laterale, bisogna soffrire in questi ultimi minuti, brava intanto Giuliano a riconquistare un buon pallone. L'apertura per Sertunini, di testa ci arriva Molin, quindi Ekrot con calma per Andressa, ancora Ekrot, lo scambio con Andressa, quindi Swebi, la Roma prova a far circolare il pallone, Ekrot va da Tomà, ultimo tocco di Cutler, rimessa per la Roma, 83 sul cronometro. Lo sguardo va chiaramente questi ultimi minuti sempre al cronometro. Di testa di Cutler, ancora di Dubkova, prova a mettere il pallone a terra Battelani, ne approfitta Sertorini, attenzione alla Roma con Sertorini, prova a servire Tomà, ritorna però sulla sfera Andressa, pensa al tiro, una finta, ancora Andressa, gestisce il pallone per Bartoli, l'avanzata del capitano della Roma, larga a sinistra per Giuliano,
Cerca una finta, poi se ne va, entra in aria ancora Giuliano. Giuliano il destro, la parata questa volta sul primo palo di Lemay, che mette il pallone in calcio d'angolo. Ha cercato di sorprendere Lemay sul primo palo, Manuela Giuliano, grande accelerazione qui, se n'era andata benissimo. E poi la chiusura in corner, seguiamo però gli sviluppi di questo calcio d'angolo. Andrà con il destro Manuela Giuliano, in area Swebby, anche Andressa, anche Ekrot. Cross di Giuliano sul primo palo, mette fuori Sabatino, quindi Griggi, non ci arriva Bartoli di Pettenuzzo, non rischia, arriva Bartoli, sradica il pallone dai piedi di Molin, ancora Bartoli, aspetta il movimento di Giuliano, poi prova un pallonetto in area di rigore, Giuliano posizione regolare, il cross, invece si era alzata la bandierina dell'assistente, il calcio di punizione per il Sassuolo. Meno di 6 minuti più recupero, termine della gara, regge per il momento il gol di Agnese Bonfantini. Giuliano, l'apertura a destra per Serturini, prova a puntare Molin, se ne va Serturini in velocità, entra in area ancora Serturini, sbagliato però, peccato il cross sul secondo palo, altra occasione, la Roma poteva sfruttare meglio. Prova a tenere alto il pressing Andressa, in pressing su Dubkova, ricomincia da Lemay. Il lancio del portiere del Sassuolo, chiude tutto Pettenuzzo. Quindi Jansen, senza guardare per Sabatino, prova a superare Swebby, poi l'intervento di Ekrot. E arriva il giallo per Alison Swebby. Volevano il vantaggio. Rivediamo l'intervento, anzi il giallo su Ekrot. Questo intervento ai danni di Daniela Sabatino. Secondo giallo del match. Prima ammonita in casa giallorossa. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti. Da seguire questo finale di partita. Pallone Battelani. Tra con il destro di testa Andres a mettere fuori. Raccoglie Serturini. Che lancia però il pallone direttamente in fallo laterale. Filangeri. Ricomincia da Molin. Pressing tentato ma non riuscito da Giuliano, quindi Dubkova a puntare Ekrot, azione che è ammonita, comincia da Battelani, la chiusura di Egerberg, quindi Griggi inizia ad intervenire sul pallone, avanza il Sassuolo, il cross di Lenzini, il colpo di testa ancora di Swebby, Serturini si fa anticipare, quindi Egerberg, c'è il fallo qui, forse un po' esagerata la decisione del direttore di gara. Arrivata sì in leggero ritardo, quando però aveva già passato il pallone. Calcio di punizione per il Sassuolo, quadrata Betty Bavagnoli. Ultimi minuti intensi. Vuole la massima concentrazione. Vediamo se Battelani andrà direttamente in porta. Ecco il destro, pallone direttamente sul fondo. Per fortuna, insomma, della Roma. Piuttosto difficile, insomma, cercare la porta da quella distanza. Soprattutto imprimere potenza tale poi da sorprendere il portiere avversario. Meglio per la Roma chiaramente, rilancio di Pipitone, Tomà, vediamo se va da Serturini, è sbagliato però anche questo passaggio, resta a terra Egerberg, continua a giocare il Sassuolo con Molin, quindi Ferrato, ancora a terra Egerberg, interviene Serturini, il pallone ancora per Ferrato, alza la gamba, qui c'era anche fallo e però ce lo devi fischiare il calcio di punizione.
Resta a terra Andrin Jägerberg. Saranno 2 minuti di recupero. Necessario intanto anche l'intervento del medico della Roma a sincerare delle condizioni di Jägerberg. Sono proteste dalla panchina, arriva intanto anche l'espulsione per il tecnico Piovani. Lamentele chiaramente riguardanti i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. La Roma non deve farsi distrarre però da questi episodi. Si è rialzata intanto Andrin Egerberg, costretto a lasciare il terreno di gioco il tecnico Piovani. Rimessa laterale per la Roma con Andrezza che si appoggia da Ekrot. Il lancio, il tocco da parte di Ferrato. La rimessa per la Roma. Siamo per entrare nel recupero. Momenti importanti della gara, momenti decisivi. Ma deve difendere il gol di Agnese Bonfantini. Terzo minuto del primo tempo, è rientrata intanto anche Egerberg, interviene Filangieri, sinistra da Ferrato, attacca Ekrot, ultimo tocco è proprio il suo, rimessa, sarà intanto un altro recupero, un po' curiosa anche questa indicazione, probabilmente dettata dall'espulsione del tecnico Piovani, del tempo che si è perso con l'infortunio di Jägerberg. Sono in totale 3, quindi minuti di recupero. Molin lunga, Battelani, Jägerberg, lancio che però non riesce a servire Serturini, rimessa ancora per il Sassuolo che adesso cercherà il tutto per tutto, colpo di testa di Ekrot, poi quello di Swebi, ancora Battelani, Sabatino a prendersi il pallone, il lancio di Molin, Swebi molto bene di testa, adesso Greggi deve proteggerlo, viene attaccata, non c'è il fallo, però ce lo dovevi fischiare questo calcio di punizione, attenzione al Sassuolo, mette fuori Andressa, vediamo se Tomà riesce a tenere il pallone in gioco, non ce la fa, se n'è andato il primo minuto di recupero, adesso Filangieri, l'anticipo di Pettenuzzo, c'è fallo però anche in questo caso, aveva sicuramente subito una trattenuta, tecla Pettenuzzo, e arriva in questo momento il triplice fischio, finisce adesso con la vittoria della Roma, Roma vince a Sassuolo, decide il gol di Agnese Bonfantini, è una vittoria fondamentale per la Roma, che sale a 34 punti, si porta momentaneamente ad una sola lunghezza da Milan e Fiorentina, conquista il quarto successo consecutivo e mette pressione alle due formazioni che la precedono. Prosegue così la rincorsa al secondo posto, è tutto quindi dallo Stadio Ricci di Sassuolo. Guardiamo il risultato finale, Roma batte Sassuolo 1-0. Buon proseguimento con i programmi di Roma TV.